tutti i lettori di BTV. Ciao. Sì, Alessandra, Riccardo. Riccardo. Siamo qui per commentare una delle serie che si è conclusa rispetto alle altre un po' prima per andare in pausa in questa mid-season, cioè The Walking Dead. The Walking Dead che adesso è giunto la sua sesta stagione. Siamo qui un attimo per commentare e fare il punto della situazione di questa sesta stagione. Ci dice il nostro capo, certo, non più di 8 minuti, però cosa c'è da dire in The Walking Dead? Quindi alla fine non arriveremo forse neanche a 8 minuti. Comunque no, scherzi a parte. Facciamo un po' il punto, Riccardo, di questa stagione qua. Allora, il punto della situazione. Sì. Eventi chiave di questa sesta stagione. Primo evento chiave, l'arrivo di Morgan. Sì, decisamente sì. E che era già stato preannunciato nel finale della quinta stagione. Com'è questo arrivo di Morgan? Piacevole? No, vabbè, a parte gli scherzi. No, allora, è un arrivo importante perché in realtà probabilmente l'arrivo di Morgan fa un attimo reset nella mente di Rick, che sta andando di matto. Sì, diciamo è colui che riporta una certa integrità nel carattere di Rick, che ormai era andato a farsi benedire. Un po' questi due personaggi sono un po' invertiti, no? Cioè, perché Rick aveva lasciato Morgan in uno stato mentale assolutamente per quello che gli era successo alla sua famiglia e tutto quanto. E poi invece Morgan, che aveva ritrovato la retta via, cosa che poi abbiamo scoperto in un episodio, come aveva fatto a ritrovare. Com'era quell'episodio? Bello. Lento. Guarda, io ti dico una cosa, io l'ho visto a Lucca, quindi in uno schermo cinematografico, e quindi è stata un'esperienza totalmente differente. Diversa. Quindi me lo sono proprio gustato dall'inizio alla fine. Io mi ricordo che quando era uscita la mia recensione su quell'episodio, in realtà molti commenti erano stati negativi, perché avevano trovato l'episodio totalmente filler e lento. No, io in realtà non sono d'accordo. Infatti, cioè, io questa stagione l'ho amata e l'ho odiata allo stesso momento, però mi rendo conto che quell'episodio in realtà ha la sua funzione, soprattutto rispetto al mid-season finale e al confronto a livello caratteriale, più che con Rick, con Carol. Sì. Che alla fine sono i due poli opposti. Sì. Ognuno ha la propria idea di pensiero. Quindi Morgan ha un'idea di pensiero totalmente buonista. Io l'ho chiamato il Jigsaw di The Walking Dead, perché è colui che sfida le persone a capire realmente quanto vale la vita, no? Sì. Quindi, e mentre Carol pensa più alla comunità, ai suoi amici, a tutto il resto, e quindi preferisce uccidere pur di rischiare la sua vita e quella degli altri. Quindi due caratteri opposti, a mio parere. Quindi la sua puntata è servita tantissimo. Ma secondo te è giusta questa visione di Morgan? Cioè Morgan che dice: io non devo uccidere una persona che comunque è viva, quando poi in realtà alla fine della fiera, in questa stagione, apprendiamo che quasi quasi ormai non bisogna più difendersi dagli zombie, ma dagli umani. Vabbè, questo è stato sempre il tema principale di The Walking Dead. La prima stagione è stata l'unica stagione in cui era un survival horror, dove loro dovevano fuggire dagli zombie e chiamiamoli erranti, perché è così che si vogliono far chiamare. Già dalla seconda stagione, che io ho trovato prolissa, logorroica, è il problema di The Walking Dead. Ma secondo me il vero problema di The Walking Dead è stato realmente la seconda stagione. Perché con la terza stagione, a mio parere, si è ripreso. La seconda stagione, con questa Carol che oggi noi tutti apprezziamo in maniera veramente eclatante, l'amiamo tutti quanti. La seconda stagione con Carol era veramente noiosa, con questa ricerca della figlia, che in realtà era più vicino di quanto pensassimo. Cioè, ci ricordiamo tutti di finire, ha fatto una brutta fine. Quindi, beh, in realtà dipende da come uno la vuole pensare. Secondo me sono estremi tutti e due come pensieri. Alla fine si è dimostrato giusto quello di Carol rispetto al mid-season finale, perché se davamo retta a Carol, diciamo, non sarebbe successo quello che è successo, insomma. Esatto. No, comunque The Walking Dead alla fine c'ha questa costante qua che un po' divide, perché è un po' sempre così, la ami e la odi alla fine. Esatto, The Walking Dead, sì. Perché con tutto che, ribadiamo, questa è la serie più seguita in America, sì, in pratica. Ha dei difetti, perché ha dei difetti, però alla fine ti tiene là. Ti tiene là. Cioè, tu ogni settimana te la torni a guardare. È una di quelle serie che è come se
non riuscissi proprio a staccare. Non ti stanchi, non ti stanchi. Non, cioè io mi sono staccata da alcune serie con, diciamo, difetti anche minori forse di quelli che ha The Walking Dead, però che vuoi, ti tiene lì, cioè vuoi sapere questi qui che fine fanno. Ma sai che poi The Walking Dead ha quegli episodi proprio chiave, quegli episodi spettacolari in cui succede di tutto, cosa che in realtà quest'anno non è successa. No, neanche, diciamo che c'è stato quell'episodio finale, di Glenn. L'episodio di Glenn. Tu mi capisci. Eh sì. Che praticamente noi pensavamo avesse tirato le cuoia come il gatto in tangenziale. E tu l'hai pensato, me l'hai detto giusto per sì, qualche... Io non l'ho mai pensato in realtà. Sapevo che era un escamotage. Ma poi la settimana prossima ce l'hanno tolta anche dai crediti, scusa. Trollati alla grande, sì. Alla... Invece no, Glenn è lì, bello, vivo e vegeto, sì, e quindi è stata una puntata forse un po' per uno smottamento. Però sai, in quella puntata lì lui urlava in un modo che sembrava davvero lo stessero, sì, assaggiando, sì, diciamo, sì, così. Diciamo che comunque l'idea c'è, l'idea è geniale. C'è chi pensa, io mi ricordo i commenti sotto le recensioni, c'era chi pensava che comunque il discorso fosse leggermente esagerato, sì, e anche un po' improbabile, sì. C'è chi in realtà, ricostruendo anche mentalmente il set, no? L'immagine, il cassonetto era veramente vicino a Glenn, sì. Quindi in realtà, lo so, poi dipende da... D'altronde farlo uscire così non era neanche... Cioè farlo uscire di scena in questo modo non era neanche giusto, era troppo... Era veramente inglorioso. Anche perché ci sarebbe... Spoiler alert, sì. Ci sarebbe l'arrivo di un personaggio molto vicino a Glenn, non diciamo sì, altro magari, sì. Che comunque nel fumetto... C'è una cosa molto importante che lega Glenn a un certo personaggio. È anche vero che The Walking Dead è la classica serie che si ispira per molte cose al fumetto e per certi versi va di strada sua. Sì, per esempio Andrea, che è da mo' che non c'è più, nel fumetto Andrea è ancora viva, per sì, dirne sì, una. Quindi effettivamente prende un percorso diverso. Vabbè, che dire, tiriamo un po' le somme di questo mid-season finale. Cosa possiamo dire alla fine? Del mid-season finale possiamo dire che, a mio parere, l'episodio era stato costruito molto, molto bene, mm-hmm. E solo che a un certo punto, quello che avevo anche specificato, che è importante ribadire ed è un errore che secondo me in televisione non va fatto, cioè di interrompere la puntata nel corso dell'azione. Cioè un conto è il cliffhanger, un conto è il colpo di scena che ci che lascia, tu dici, oh, esatto, voglio sapere cosa The succede. Walking Dead è stato proprio interrotto durante l'azione, durante il corso di qualcosa di finalmente ci siamo, finalmente è il momento in cui The Walking Dead ci fa appassionare. Quindi c'era stata una costruzione anche a livello di colonna sonora in quell'episodio forte, bello, veramente sì, bello. Fatto, iniziava con quella scena delle formiche che rappresentavano un po' gli erranti che stavano facendo breccia, diciamo, sulle mura di Alexandria. Sì. Ed era stato un buon inizio, e bene o male era. È un po' il problema di The Walking Dead, sì, questo, fondamentalmente, che sì. Un po' lo fa sempre. Mm-hmm. Cioè, mm-hmm. Tu sei lì che dici, ah, yeah, finalmente, esatto, ci siamo, esatto. E poi puff. Puff, è vero, è vero. Quindi niente. Ecco, quello che speravamo, che magari questo ciclo si concludesse perfettamente in modo da dare spazio poi all'arrivo di questo personaggio. Sì, si chiama Negan, famoso, che sarà fumetti, interpretato, insomma, da Jeffrey Dean Morgan, sì. E noi non vediamo l'ora, sinceramente questo sarà un buon... Anche perché ancora me lo ricordo in Grey's Anatomy. Oddio. Chi è che non so. Jeffrey Dean e Izzy erano veramente... Sì. Mo lo vediamo con la mazza chiodata. Con la mazza chiodata, non vediamo l'ora. Questo mi gasa sì. E quindi niente, adesso aspettiamo allora di sì. Vedere The Walking Dead. Poi fateci sapere cosa ne pensate. Fateci sapere se cosa siete ne d'accordo pensate. Con noi. Esatto, scriveteci nei commenti sul sito, su YouTube, diteci un po' anche voi cosa ne pensate di questo The Walking Dead fino a questo punto, e alla prossima. Alla prossima. Ciao.